Agli ambassador di Livigno non poteva mancare di certo Michela Moioli. Insomma, inaugurazione di una nuova pista qui a Livigno sicuramente sarà un terreno di battaglia anche per te, per i tuoi allenamenti. Che cosa ne pensi? Che impressioni hai avuto? Ma la pista è bellissima, l'avevo già testata nei giorni scorsi e quest'estate. Rispecchia il colore azzurro del cielo di Livigno, è bellissimo, ci si allena bene, c'è stata tanta gente che è venuta, speriamo che tanti ragazzi nuovi si avvicinino a questo sport, e per noi atleti degli sport invernali comunque è un grande aiuto quando d'estate ci alleniamo qua. Come sta procedendo la tua preparazione atletica? Ma non solo, sappiamo sfrutti le bellissime neve dello Stelvio per andare sulla tavola. Sì, abbiamo iniziato i raduni e sta andando veramente veramente bene. Le nuove sensazioni sono ottime e tutto funziona, quindi sono veramente soddisfatta. Hai portato delle novità a livello tecnico? Ma ho cambiato il preparatore a inizio estate e ho lavorato molto di più sulla mobilità e sull'esplosività, e infatti mi sto rendendo conto che sta portando i suoi frutti, perché certi angoli di movimento che prima non raggiungevo adesso finalmente li raggiungo, soprattutto in tavola, e questo è di buon auspicio comunque per riuscire a fare grandi cose. Da fine stagione scorsa ti sei cimentata anche nelle discipline alpine, quindi insomma stai cavalcando anche la tavola d'Arda. Come sta procedendo questo esperimento? Ma sta venendo bene, lo uso anche un po' come stimolo diverso, ad esempio lunedì andrò con Cesare Pisoni a fare un po' di slalom, e comunque è un tipo di allenamento molto esplosivo e coordinativo che sicuramente mi serve anche in border, e poi è divertente, questa è la cosa più importante. Discipline cugine, discipline che si assomigliano a livello tecnico? Si assomigliano, però tante cose sono diverse partendo dall'attrezzo, però comunque molte cose sono trasferibili da l'una all'altra disciplina. Infatti mi accorgo che sulla tavola da border adesso riesco a carvare molto di più, soprattutto adesso che ho imparato ad andare con la tavola hard.